Elisir dorato, vabbè. Che gran fregatura che non ho potuto esaminare la stanza di Jacques Perou. Soprattutto per via delle risorse. Ho consumato tantissima ambra. Forse l'ho un po' sprecata. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. L'ho sprecata esaminando il corpo di Elizabeth, ma le mie intenzioni erano buone, volevo cercare di ottenere quanti più indizi possibile. Ah, un po' di pappa reale. Non posso uscire nel balcone, ma sappiamo che questi sono tutti collegati, il che incasina ancora di più la situazione. Cioè, chiunque può passare per qualsiasi punto della reggia. It looks like a note between Emily and Washington about trade deals. Un punto in politica. Accordi commerciali non credo sia rilevante. L'ho già detto, non è che ogni scelta che richiede un punto va per forza presa. Alcune sono un po' delle distrazioni. Magari ti fanno capire qualche cosettina in più fra Emily Washington, Emily Piaggi, eccetera, eccetera, ma non... non sono chissà quali rivelazioni. My dear George, I'd like to invite you to join me as planned at my place. I have a project to share you. It is time that the United States played a more important role on the world stage. I understand your reluctance of playing with fire. I know your new country is very young, but rest assured that I would do nothing to jeopardize what we have built together. I look forward to seeing you soon. Ok, l'invito. Greetings, Liam. Mr. President, you can guess why I'm here. Of course. Lord Mortimer has sent me to ask you a few questions about last night. It's... how am I going to tell Elizabeth's father that she's dead? I know, Mr. President. I shall endeavor to find out the truth about this tragedy. I must ask you to help me, though. Please. Find the degenerate pig who did this, Louis. Porco degenerato. Effettivamente sembra... sinceramente... turbato. Chiediamogli del laudano. Were you aware that Elizabeth took laudanum? Yes, she came to ask me for some. She had finished her reserve, I believe. Do you take it regularly, Mr. President? Unfortunately, I do, Louis. I still suffer from a terrible toothache, and it's not likely to get any better. It's just for that, then? Old age, my young friend. I don't wish it upon you, but you'll soon see. At my age, it's rare to have no problems in that domain. And do you take a lot? A moderate amount, Louis. Only the dosage indicated on the prescription of my doctor. Ok, vedete, anche questi sono discorsi, diciamo, futili, messi lì per distrarre, per far perdere tempo. Non credo ci sia chissà quale utilità. Cioè, abbiamo solo capito, quell'Auden era lì perché gli ha dato lui, perché c'ha dei dolori, cioè... nulla di strano. La sintesi è questa. Qual è il suo alibi per la scorsa notte? Dovrei consumare l'ultima pappa reale che ho. Secondo me è uno spreco. No, non sapeva che era qui, l'ha scoperto da poco. Ah, l'orma, magari quello posso chiederglielo. Mr. President, we found a footprint at the scene of the crime. Not a dress shoe, I hope. That's all I wear. No, rest assured. It looks like the print of a big ankle boot. A large size, I'd say. Perfect. That should help you, Louis. It's a clue. Vabbè, ha pure chiuso in automatico la finestra. No, secondo me stiamo perdendo tempo. Monsieur Johann von Wulner. Johann von Wulner, eccolo.
cash. Beh? Ah no, credevo volesse esaminare l'orologio. Mappa reale, bueno. The Sorrows of Young Werther. There's a handwritten text signed by von Werner on this first page. Dear Elizabeth, I know that this book is but a small token compared to the delightful moments you gave me, but I hope that this will nonetheless keep the memory alive. Your ever obedient servant. So, Volner had a relationship with Elizabeth, but that's hardly surprising given his fondness for the occult. Beh, a me invece ha sorpreso. Allora forse lui si vendicherà, era in riferimento a questo qui, quest'uomo. Jacques Perrault ha agito per suo conto e von Werner ha fatto uccidere Elizabeth perché era geloso. Non... Ah, mille possibili ipotesi. E ogni cosa è plausibile fin tanto che uno non trova una prova schiacciante. Quattro lettere di nuovo. Usa le tue conoscenze, occultismo. No, tasto sbagliatissimo. If I'm not mistaken, Paracelsus named the element called zinc. Paracelso, zinco. Easy, cioè questo è stato facile. Appunti misteriosi. No, dov'è? Invito di Mortimer, una pagina di libro di Bougainville. Ah sì. Ho ancora due chiavi. Vabbè. E che caspita. Se cerco sicuramente trovo qualcosa. Un oggetto, ma magari un oggetto che non mi serve. E rischiamo. Golden elixir. Elisir dorato. La mia sfiga eterna. Ce n'è parecchi di sti elisir, non servono, cioè ce ne sono più di quanti se ne utilizzano di solito. A fragment of amber. Questo è graditissimo. Oggetto non raccolto. Vabbè, adesso lo utilizzo prima di parlare con lui. Perché se non sbaglio, non sappiamo neanche le sue debolezze. No, 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 di qua. What can I do for you, De Richet? Monsieur, Lord Mortimer has appointed me to investigate the tragedy that befell us last night. Oh, yes. It's horrible. Yes. How can I help, monsieur? Vulnerabile ai diversivi? Cosa? Ah, è vero, quella è Mortimer che è invulnerabile. Did you see how many tattoos Miss Adams had on her? Of course. Who wouldn't have noticed? Yes, but I'm sure that an expert like yourself must have an opinion on the subject. I do. She was seeking to imprison something inside her. Her own body had become a sort of prison. She wanted to protect herself. Is that what you're saying? Elizabeth was a flame, a candle in the night. And like all candles in the night, she was surrounded by darkness, by her demons. Call it what you will. One thing is for sure. She struggled
against hell and high water, not to let her flame go out. Che caspita vorrebbe dire? Excuse me for asking, but did you know Miss Adams? Oh, she... not really, to tell the truth. Sì, vabbè. No. I found the Werther dedication, signed by your hand, monsieur. Would you like to change your version now? Be careful, De Richet. Don't push your luck. My relationship with Miss Adams was pure and has nothing to do with you. Well, continue playing the detective as you see fit. But if I find the bastard who did that to Elizabeth, I will... Yes! I would have preferred a simple response, but I see I have my answer now. E giusto giusto è sparito adesso il coso, fantastico. Questo mi costerebbe zero. Anche questo. Sentite, li utilizzo. Ok, non è né invulnerabile né vulnerabile a nulla di ste cose. Quindi tanto vale andare a risparmio con zero. O interrogatorio o psicologia. Era finita. Quanto è durata? Lo stesso. I get the impression that your romance was over. Am I right? So? What does it matter to you? I would never have attacked her, if that's what you're insinuating. Who put an end to the relationship? You or her? It was her. It was her. But what does that matter? We both agreed. Non credo mi dia... altri indizi, però visto che costa zero. Exactly how long had you been seeing her? I have no reason to answer you. I see. Is that what you want me to tell Lord Mortimer when he asks what I found out? It's only been a few weeks. Secondo me ne so abbastanza. Non so tutto, ma ho capito che okay, non è lui il colpevole. Ritorno. We finished. I'll have a look around and then take my leave. Do whatever you have to do. E ritorno alla mia ipotesi di prima. Peru manipolato da Mortimer o da Sara? Golden Elixir. Però aveva detto lui si vendicherà, no, deve essere Mortimer. Cioè, quel bestione chi è che può temere? Gregory e Piaggi non me li fa interrogare in questa fase, no? Come se il gioco ti dicesse, no, guarda, loro non sono delle pedine su questa scacchiera, in questa partita. Un tipo come Peru, sì, potrebbe temere o Napoleone, francese anche lui, si conoscono, eccetera, eccetera. O Mortimer. Che caspita gli racconto mo a questo? I servitori. Io sono così sospettoso di tutti, mi sto facendo 10.000 pensieri, idee di complotti. E poi ci sono loro. Onnipresenti, silenziosi, furtivi. E chiunque potrebbe travestirsi da loro. L'anonimato, la discrezione. È un'arma a doppio taglio. La maschera che nasconde il volto, il vestitino omologato. Anche Emily potrebbe travestirsi da servitore. E passare inosservato. So che sembra assurdo per due grossi motivi che Emily riesca a travestirsi, ma ci sono delle fasciature, no, per comprimere il petto. Che cacchio gli racconto mo a questo? I've come to speak about the findings of the investigation, my lord. I'm listening, Louis. Che cavolata anche il fatto che non posso più riparlare con Jacques Peru. Dei indizi... sì, infatti. Colpevole.
come ha detto giustamente Luigi stesso, sembrava quasi che Jacques Perù volesse essere incolpato. Che cacchio. Ok, in parte è colpevole, ma se lo accuso poi la fa franca il suo mandante, tipo, non so se è la cosa giusta da fare. Ho abbastanza indizi circostanziali, però anche il fatto che l'ha picchiata. Il gioco punta in quella direzione, però è fatta apposta. Ma non si tratta di me che devo capire la logica del gioco e fregarlo, non devo fare sta cosa. Però comunque, per il ragionamento che ho fatto, se io fossi Luigi, a conclusione di questa indagine, avrei capito che sì, Jacques Perù c'entra. Quindi sì, comunque è un colpevole. Non l'unico, perché ci sono altre cose dietro le quinte, l'abbiamo capito, però intanto ho un colpevole. È giusto puntare il dito contro, secondo me. I believe I've identified the murderer. Really, Louis? All right then. Please think carefully before you give me your answer. This is a very, very serious accusation. Ha anche confessato, in realtà. No, volevo dire. Non posso accusare lui, a quanto pare. It would appear that Monsieur Perru is the culprit. What proof do you have against him? La pistola non è stata utilizzata, ma era sul luogo del delitto. Litigato con lei, verissimo, orma gigantesca, sì. Sono tre prove. Ho la sensazione che sia stato lui. Me lo sento, secondo me è così. Beh, spero di poter sceglierle tutte e tre. His weapon was in Elizabeth's room, which proves he was present at the scene of the crime. I see. What else? Ok, posso scegliere, sì. I found a footprint in the victim's blood. The size corresponds to a very tall man. That's certainly suspicious. He hit her before yesterday evening. His Eminence Piaggi can testify to that fact. Ah, very interesting. Anything else? Però l'arma del delitto aveva le impronte femminili. Lui la teneva ferma. È stata Sara a ucciderla. I believe there's enough here to prove his guilt. Very well. I'll share your conclusion with Gregory, and then I shall take care of everything from now on. Given the eminent guests and the important political issues involved, I trust you will leave me to conclude the case in my own way. Right. It's time we spoke about your mother, Louis. A proposito di mia madre, è colpevole pure lei? Da quel che ho capito si sta nascondendo, ma non so se è il caso di dirglielo a lui. Cerchiamo di essere vaghi. She isn't missing, you know. What do you mean? My mother has left traces in every nook and cranny of your island, my lord. She's definitely here. Now, what worries me most is why she doesn't show herself. That doesn't make me feel any better, Louis. What was the official reason why my mother came to your island? I knew about your mother's activities, and yours, in the Golden Order. I thought we had everything to gain by working together. You mean the cannon deal with Monsieur Bonaparte? Among others, yes. How did you hear about that? Monsieur Bonaparte came to speak to me about it yesterday, during lunch. I see. So impetuous. He was supposed to let me speak to you about it first. Our friend Napoleon desperately needed financial backing to properly equip his army. I took it upon myself to back him because I have a firm conviction that he can go far. We shall see. However, there's one thing that surprises me. Mia madre vendeva armi, esatto. Ci ha detto anche Washington, l'ordine non finanzia le guerre. Did my mother intend to finance a war? I'm not sure that I follow.
No, your mother's aim was not so much to partake in a war, but rather to make Monsieur Bonaparte accountable. France is in turmoil, and having support of a military man can often come in handy, Louis. You'll see. Once this deal was closed, I had big plans for Sarah. Such as what? You see, I've invited several influential figures on my island to present them with a project at the conference. It will be presented later today. I thought that the Golden Order had a role to play. And I still think so. I was hoping Sarah would be able to join us. I see. Indeed, if by chance your mother decided not to return to us before the conference, would you do me the great honor of attending? If only to follow the deliberations while waiting for her to duly take her seat. Why not? We shall see. Ah, thank you so much. In this way, you'll be able to keep your mother informed of what he said. There's something else I'd like to briefly go over. Earlier, you asked me the official reason for your mother's presence here. Is there an off-the-record reason why your mother came here? A parte che ci stiamo dimenticando un attimino il fatto che... cioè, perché si nasconde sull'isola? Motivo ufficioso. La ricerca di un acquirente. La verità è che non ne ho la minima idea. If only my mother trusted me, but she remained very mysterious. I'd have been delighted to answer your question. Is this usual for her? As head of the order, secrets are her bread and butter, as you can imagine. That said, it's the first time she hasn't let me in on the reason for her trip. And it intrigues me, to tell you the truth. Well, I am sure that Sarah will explain everything once she reappears. There's something I still don't get. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? Hey, non si fida di qualcuno. Perso il senno. Vorrei poter scegliere entrambe le cose. Stando a quella visione, ma io posso fidarmi di queste visioni di Luigi? Aveva detto a Emma, la sorella di Emily, di aver... anzi, aveva chiesto a lei di nascondere un oggetto. Quindi deve aver scoperto qualcosa. Però se si nasconde è anche perché non si fida di qualcuno su quest'isola. Sono vere entrambe. Her not coming back to the manor after so long makes me wonder if she's wary of someone. Well, certainly. But whom? Magari di te. The only present during her stay were Sir Gregory, Duchess Hillsborough, Mr. Von Baller, and myself. Ah, sì? Lui c'era in quella prima visione al molo. Gregory Olmo. It seems you're close friends. What can you tell me about Sir Gregory? Gregory? Oh, he's one of those cantankerous old men who hates losing at chess. He's a little eccentric and rather conservative. I'm sure you've met the type. Well, actually, I don't judge people on how they look. And you do well not to. What with his manner of continuing to wear makeup as he does, Gregory often gives off an unhealthy image. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed. At the beginning of her stay here, we enjoyed spending time together, solving the world's problems. Tell me about her disappearance. Since she disappeared, your mother has been seen once. Her behavior on the evening of your arrival greatly surprised Gregory and myself. She resurfaced to attack Emma, Emily Hillsborough's twin sister. And she shot her with a pistol. Then, before Gregory could intervene, she ran off and disappeared again.
I beg your pardon? Hang on. That means my vision on the wharf, it was actually happening inside the manor. Wow. You shot Emily's sister? The very person she came looking for? Why would she do that? Excuse me, but between that and the childhood of Lady Adams, it's all a bit much for me to cope with. I need to piece it all together again to see things more clearly. You said that you spent a lot of time talking together at the beginning. What happened for that to change? I'm afraid I haven't much to tell you. The more the days went by, the more she withdrew into herself. She never gave me an explanation. Until the day came when she purely and simply disappeared. Where did she go when she wanted to be alone? She would shut herself away in a room we use as a box room upstairs. Would you allow me to go there? Naturally, Louis, of course. I'll send you a servant to open it. Thank you. That's all I can tell you about the disappearance of your mother, Louis. I would like to have been more helpful. I shall stay on her trail and follow up any leads. Thank you. We will meet later on to welcome our last guest. In the meantime, I shall get someone to open the box room upstairs for you. Thank you. The room was just opposite Mortimer's study. Ok, quindi Mortimer e anche Gregory sapevano della sorella gemella. E scusami, non hanno detto nulla ad Emily? Dov'è Emma? È morta e ferita? Che caspita... E Luigi ha detto che Sara era venuta qui per incontrare Emma. Me ne ero dimenticato di sta cosa. Quella è la stanza di Elizabeth, non ho motivo di entrarci. Molto molto confuso per ora. Forse sì, l'avevano detto. L'aveva detto Emily stessa magari che Sara era venuta qui per incontrare Emma. Però me ne sono dimenticato perché... successo tanto in questo secondo episodio. Ah no, ok, non era la stanza di Elizabeth. Infatti tutte le altre erano chiuse. Vasi preziosissimi. There are burnt papers in the chimney. There's a legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says we must find a safer way to communicate. Someone is on to us. Trust in my faith in the man with the sword. So mother had an accomplice here. Who could it be? In teoria, Emma. Who could she be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Consultare gli appunti, ok. Fede nell'uomo con la spada. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. L'onnipresente sommo poeta. Mi fa piacere che appaia anche in questo gioco. Carmelite water will give me a little reprieve. St. Paul on the road to Damascus by Caravaggio. Ah, ok, c'entrano i quadri stavolta. Aspettate però, prima di spendere punti esaminiamo semplicemente. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his savior. Sì, tutto molto bello, ti metto 10 in storia dell'arte, ma mi sa che non mi interessa. Mi serve un uomo con la spada, supponendo che davvero la risposta sia nei quadri.
door appears to be locked on the other side. L'apro. Sono qui per investigare. I think I heard something fall to the ground. A metallic sound, like a key falling to the floor. Come l'apro? Ma così me lo domando e ci resto fregato o... Costo ridotto di 3, quindi mi costa 0, andiamo. So much for discretion. La discrezione è un cavolo, mi ha mandato Lord Mortimer qua, poi gliela pago io la serratura, chi se ne frega. It's open. L'uomo con la spada. Trovato. Bene, sto facendo di nuovo il pieno di pappa reale. Devil's Thorn. I'll keep it. A fragment of amber. E siamo a 3 su 4. Several portraits of apostles, all signed by Guido Reni. Looks like someone touched this commode recently. Their fingerprints on the sheets and in the dust. Sofistria? È un libro? Ne ho un casino. Non ho completato l'enciclopedia negli appunti di De Richer. Molto lungo questo livello, questa giornata. A chest with the occult symbol representing air. E non ce l'ho, ovviamente. Chiave sinistra, chiave destra. Entrambe le serrature. Qua ci sarà qualcosa di preziosissimo. Principe dell'Ambra. Ok. Ho sbloccato un punto perché 4 frammenti e uno extra per via del tratto. Ne è assolutamente valsa la pena. The New Testament. Vangeli, Atti, oh santo cielo, aspetta un attimo. I guess I'll just come back later. It's Saint John, painted by Guido Reni. Guido Reni. Non è molto bravo nell'italiano, eh? Questo in teoria è il quadro che mi interessa. Tasto destro per consultare i tuoi appunti. Dobbiamo trovare un modo più sicuro per comunicare. Confidate nella fede che ripongo sull'uomo con la spada. Saint Paul painted by Guido Reni. Ok, mi devo fidare di San Paolo a quanto pare. Saint Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust. As if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. Now, what does that mean? Ok, Paolo, Romani, sottolineato due volte. Mi costa solo un punto. No, non è necessario. Vediamo se riesco a cavarmela da solo con la mia di logica. Paolo 1 o 2, vabbè, a caso, andiamo qua. No, era i Romani. Esatto. 11 sottolineato due volte, quindi questo. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Oh, wait! A note from Mother is carefully folded between the pages here. What does it say? Dear E, I'm glad you found this note. I was afraid the code of the two groups of pilgrims would mislead you. Pick up the package. You know where, and hide it where no one will find it. It's imperative. Awaiting your reply, hidden behind the youngest apostle. What? The youngest apostle?
What does Mother mean by that? Molto interessante risolvere sti enigmi. E puntato, quindi sì, Emma. L'oggetto nascosto, sì, tutto torna. Il più giovane degli apostoli. Non ne ho assolutamente idea, a malapena riesco a ricordare i nomi di ciascuno di loro. Forse mi basta trovare quello... Quello lì è imberbe. Il che non vuol dire necessariamente che sia il più giovane, cioè magari qui è ritratto in un'età giovanile. Non ha la barba, sì, eh. St. John is the only apostle painted in this gallery who hasn't got a beard. Hey, wait! That means it's him. He's the youngest apostle. Che figata, mi sento un genio. Right. This painting is therefore associated with the answer which E had to give to my mother. Now, I just need to know how to recover the answer. Beh, prima c'era l'11 sottolineato nella cornice, quindi magari anche stavolta. The painting looks like it's been taken down recently. What was it my mother said? She would wait for an answer hidden behind the apostle. Ah, of course! There's something written behind the painting. On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add one companion to their left and three to their right to complete their rank. What does it mean? Ma che caspita, adesso stiamo un po' esagerando, eh? Cara mammina. Cosa so di quest'apostolo? Non me ne frega niente. They should add a companion to their left and three to their right to complete their ranks. I imagine it applies to their code, the one Mother set up with the pilgrims. What's this? A group of pilgrims who Paul was talking to, and now John is telling them prophecies? Non ci ho capito, mi sono perso. Stavo andando così bene, adesso il mio cervello però si è un po' ingolfato. Vangelo secondo Giovanni. Aggiungere uno a sinistra, quindi diventa due. No, non c'è nessun 2. E aggiungere 3 a destra sarebbe diventato 24. Non c'è niente del genere. Apocalisse di Giovanni. Però mi dà 2 numeri, quindi... Ah, perché era 11-11 qui. Quindi diventa 12... e... 14. 12-14. And the woman was given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times, and a half a time. From the face of the serpent. Hey, a new note. Oh, che figo! Unfold carefully in the corner of this page. The writing, it's not my mother's. S. I found the book in your effects. I've concealed it where no one can get their hands on it. I can assure you, awaiting your instructions, I will hear your reply like he who hears the angel. Here's the angel? What does that mean? Oh... It's probably the place where she was expecting to get the location of the next note. Regà, è molto soddisfacente risolvere sti enigmi. S, ovviamente, in risposta a Sara, sì, abbiamo capito. L'ho trovato tra i tuoi oggetti personali e l'ho nascosto. L'oggetto nascosto. Come colui che ascolta l'angelo.
sa che era nel quadro precedente. C'era un angelo che interveniva qua, già mi sono scordato. St. Paul on the road to Damascus, by Caravaggio. This painting has been hanging here for a long time. A lot of dust has built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number 4. Numero 4, St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other apostles. How come? Due volte. Mi sa che non ce la faccio senza utilizzare... facciamolo. Erudizione. Sì, dai. A fierce opponent of the first Christians, St. Paul is suddenly struck by the call of Jesus Christ and converts. It's the best known conversion in Christian history, which teaches us that even enemies of Christ can be saved and even become his greatest apostles after finding faith. From what I can recall, the account of his conversion could be found in the epistles to the Galatians, the Philippians, the Corinthians, and the Acts of the Apostles. Ok, questo mi aiuta un po'. Un labirinto di scelte qua. Ai Galati o ai Corinzi era? Nessun 4. Idem. Capitolo 4. Because we look not at the things that are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Tutto molto interessante, molto poetico, ma sti cacchi sono bloccato. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. Ok, mi ero semplicemente dimenticato che c'era un altro quadro, quindi mi sa che per ora tocca lavorare con questo. It says, count in the dust. All right, let's do it. Ok. Painting of St. Mark from the collection of the apostles by Guido Reni. There's nothing worth noticing here. There are finger marks, deliberately drawn in the dust. 8 in all. That's what the message in Hebrew spoke about. Hebrew 8. Okay. Ebrei 8, ma dove? Accidentaccio, un casino. Alle chiese, Apocalisse. No, niente Apocalisse oggi. Agli ebrei. 8. Vabbè, o questo o questo. Ambaraba cicci coccoli, leggiamo entrambi. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Here's a message. There are some complications. Indeed, the Prussian is insistent. What's happening at your end? Do you need help? If tonight is not possible, let's see tomorrow evening, in the south room, where we reviewed the situation. When Paul understood that only the acts counted, he went back on his tracks. I await your confirmation to his left, in the company of the pilgrims that have joined him. Yeah, this last comment is about their code. I should find new pilgrims near Paul. Che caspita di gran casino. Il prussiano.
continua a fare pressioni, il prussiano. È il ministro dei culti prussiano, amico di re Federico Guglielmo II di Prussia, von Wulner ha gestito in segreto gli affari di Stato. Ex pastore e membro di una loggia massonica, ha avuto tutto il tempo necessario per portare il re sulle proprie posizioni. Insieme hanno aperto una loggia basata sui fondamenti... Rosa Crociani? Che cacchio è? Non ne ho idea. Appassionato di scienze occulte e alchimia, ha condotto una guerra di religione nel proprio paese e combattuto fieramente contro gli ideali dell'illuminismo. Combattuto fieramente contro gli ideali, cioè turbo vomito. Amico di Sir Gregory Holm, von Wulner crede nell'alchimia dello spirito, in cui la materia prima è l'anima umana. È amico anche di Piaggi, a giudicare da quel che abbiamo visto in quella cena. Sì. Ok, però per ora devo pensare agli apostoli, ai pellegrini di sto gran cavolo. Anche sto quadro non l'ho attenzionato. There's something else behind this painting. It says half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Non ne ho idea. A drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Reni. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. Ma complimenti comunque, perché capisco che tutto ciò serve anche come scenario, come pretesto per mettere nel piatto questi indovinelli, gli enigmi, ok. Però complimenti, perché chi ha fatto tutto ciò sicuramente era appassionato d'arte. La metà, i corinzi, sicuramente dovrei prendere le cifre utilizzate fino ad ora e dimezzarle per trovare l'ultima. There's something else behind this painting. It says half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? Corinto è l'unica cosa che riesco a decifrare. E poi c'è ancora il numero 4 dell'altro dipinto. Group of pilgrims. If I'm not mistaken, numbered respectively 12 and 14 in the last painting. With the simple operation suggested, that would mean that the new groups are 6 and 7. Ok, sì, sicuramente potevo arrivarci da solo, il fatto è che qualche cosettina me la sono scritta su carta, ma un po' un casino. Ho perso il conto di quanti ne abbiamo fatti di sti cosi. 6 e 7, sempre con i corinzi allora, sì. Ci sarei potuto arrivare, che sono un po' stanco. Now, therefore, there is utterly a fault among you, because ye go to law with one another. Why do ye not rather suffer injustice? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Ah, look, here's a message. It is of paramount importance that no one finds it. Watch out for the Prussian, he's on the trail. Let's meet up. I'll leave it to you to organize the rendezvous. Not today, I'm unable to do it. In the meantime, I'll follow the first group to Mark, who will reveal the answer to them. And that first group of pilgrims, how many are there now? If I refer to the chapter I'm reading at the moment, 6. No, raga. No, raga, adesso sbrocco tantissimo. 6. I primi erano 11, no? Sottolineati due volte. And he became very hungry, and would have eaten, but while they were made ready, he fell into a trance. Hey, there's a note here. A message from Mother in reply to E. We must leave urgently, but first I absolutely must go beyond the nightmare. Watch out for Volner. He figured out I was avoiding him. Allay suspicion. See you tomorrow evening. Stand ready. For now, let's cease all communication until we meet. Take care of yourself.
I suppose this must be the last message. What happened afterward? If it's what I suspect, I fear the worst. What did Mother mean by, I absolutely must go beyond the nightmare? I must go beyond the nightmare. What does she mean by that? Il dipinto, ovviamente. Ah. Raga, non ce l'ho fatta risolvere questo qua, l'ultimo, quindi alla fine mi sono messa a cliccare su ogni opzione finché non ho trovato quello giusto. Mi aveva entusiasmato molto, era stato soddisfacente per la prima mezz'ora. No, mezz'ora no, però insomma il suo tempo se l'è portato. Il primo enigma, il secondo, diciamo fino al 48esimo mi è piaciuto, poi dal 49esimo in poi forse un po' troppi sti enigmi, era iniziata bene come cosa. Piccolo suggerimento, chissà mai dovete fare gli sviluppatori di videogiochi. Il troppo stroppia. Diciamo solo questo. Allegoria, interpretare letteralmente. Cioè, sono valide entrambe le cose. Cioè, è un'allegoria perché si riferisce al quadro, non entri, cioè non vai davvero dietro l'incubo. Però anche letteralmente perché il quadro poi è una cosa fisica, quindi. Clearly she must be trying to do something useful, but what? The nightmare. Does that remind me of anything? È un concetto. Dai, il dipinto. It probably has to do with an object or something. Granting that this is the case, where might it be found? Era nell'ufficio, cerca di ricordare. Difficoltà 10. Era al secondo piano. Studio di Mortimer. Yes, it's the painting that was behind Mortimer's study. Well, let's see if Mortimer has anything to hide behind his painting. Mortimer's getting his guests together. I ought to join them so I don't look suspicious. Biglietto della Bibbia. Teologo, ottieni un punto in occultismo. Sono una biblioteca ambulante ormai. Finalmente è finito, cioè questo era solo il primo episodio, cioè il primo capitolo di questo episodio. Santo cielo, bello lunghetto sto gioco. Convinto, ho capito, ho trovato, ho scoperto, ho fatto tante belle cose. Non ho fallito nulla, nessun percorso alternativo, ok. Ho fatto solo un livello, pensavo molto di più, 4 punti. Vediamo cosa posso leggere. Quelli in giallo sono già letti. Diversivi. Linguistica. Facciamo. Occultismo interessante pure a sto punto. Io direi di andare di occultismo e linguistica, sì. Quindi sblocchiamo logica o osservazione. Aspetta, ho qualcosa di osservazione? Nope. E neanche di logica, perché l'ho già utilizzato. 2 di politica. Pure potrei metterli tutti e 4 qui in occultismo. E inizia a leggere qualcosa di politica. Stiamo arrivando al punto in cui, siccome apprendo altri punti con i talenti, altre robe,
Tua esperienza aumenta del 5%, ottimo. Ora mi trovo tutti ste tacche sparpagliate, è un po' un casino. Forse però tanto vale completare le cose che posso completare. E iniziamo un po' a finire... occultismo, poi leggo un libro. Tanto non ce la faccio a completare tutti sti tre cose, non ho abbastanza punti. Leggo un po' di occultismo e magari... diversivi, etichette. Piano piano faremo tutto. È normale che, per il motivo che vi ho detto, adesso i punti sono un po' sparpagliati. Quindi occultismo e linguistica. Tiè, ma ne posso leggere un altro ancora? Oh, porca miseria. La linguistica, erudizione, sì, sono due tratti separati anche se molto vicini. E politica. Tre libri, wow, manco me ne ero accorto di aver sbloccato un talento del genere.